Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo andati al faro di Mercurio, cosa che in teoria bisognava fare post questa zona, ma l'abbiamo già completato combattendo nuovamente e questa volta vincendo contro Saturos e ottenendo una nuova compagna, Mia. Ora è a livello 16, mentre tutti gli altri sono al 17, quasi vicini al 18. Lei purtroppo rimarrà sempre indietro di qualche livello, ma cercheremo di appianare questa divergenza. L'altra volta io ho parlato con la guardia, questa qua a sinistra, e non ci aveva fatto entrare. Se noi parliamo con quella a destra, l'Orme Koi incontra solo i guerrieri forti e coraggiosi. Voi pensate di essere all'altezza? Certo. Capisco, sembrate avere parecchia fiducia. Che dici? Sembrano un po' giovani per immischiarsi in una storia così brutta. Ah, ma non c'è nessun altro candidato. In fondo, cosa abbiamo da perdere? Bene, vi farò passare, seguitemi. E andiamo. Dov'è la guardia? Allora, giustamente, prima bisogna fare le cose importanti. Depredare la casa del Ricone e vedere che cosa c'è. L'ho sempre detto che il vecchio albero della foresta di Colima doveva essere protetto. Già, peccato che nessuno ti abbia ascoltato. Oh, ma guarda, una bomba di fumo. Sono sicuro che a Milano Centrale la pagherebbero... Meglio se sto zitto. Meglio non continuare. Oh, ma guarda, una stanza piena di tesori. Che ne dite? Questi sono i grandi tesori di Bilibin. Chi pone fine alla maledizione potrà dire che questi tesori sono suoi. Mi ricordo, non sono sicuro se è questo o è un'altra zona, che c'è una zona con tot forzieri, ma ne possiamo scegliere tipo 3 o 1, non mi ricordo. Però ovviamente non li puoi prendere tutti. Io tra l'altro devo vendere tutte queste cose inutili, tipo i semi di rovo, le gocce d'olio. La bomba di sonno e quella di fumo credo che le terrò. Bene, volete andare alla foresta di Colima? Non so più a quante persone l'Orme Koi si sia già affidato per porre fine a questa maledizione, ma finora non è ritornato neppure un guerriero. Perché non erano speciali come noi. Benissimo, il castello l'abbiamo finito di girare, tu cos'hai da dire? Una roba ovvia, ovviamente. Signore, le ho portato dei ragazzi. Sembrano promettenti, qual è il problema? Signore, sono appena arrivati dei nuovi guerrieri del palazzo. Nuovi guerrieri, dici? Abbiamo già mandato molti guerrieri nella foresta di Colima, nessuno è tornato. Questi guerrieri, li hai osservati per bene? Guardi lei stesso, signore. Avvicinatevi. E guarda caso c'è anche Mia. Ehi, sono questi i ragazzini di cui mi stavi parlando? Sì, signore. Ma sono dei bambini. E dovrei credere che voi potete salvare Colima? Certo. Ho già salvato la città della ragazza qua azzurra. Beh, ammetto che siete piuttosto arditi. Tieni, questa è la chiave. Ecco, questa è la chiave che vi permetterà di attraversare la palizzata verso est. Tanto non ho niente da perdere. Pur con questa chiave, dubito che dei bambini come voi possano raggiungere Colima. Ci sta prendendo in giro! Ci ha chiamati bambini! È davvero irritante, non credi, Geco? No. Zitto, non dire nulla. Davvero, Geco, non ti dà fastidio? Sì, ma non dire nulla! Beh, cerchiamo di mantenere la calma. Dobbiamo solo dimostrare di poter fare il nostro lavoro, qualunque esso sia. Esatto. Orbene, avete deciso di accettare questo compito? Ehi, Ivan, non mi sembri troppo entusiasta. Quella maledizione potrebbe trasformarci in un albero. Credi che abbiamo qualche possibilità? Come? Ma certo che ce la possiamo fare. Sai che possiamo farcela, vero, Geco? Certo. Game over, trasformati in un albero. Se va Geco, vado anch'io. Ovviamente, io non mi ricordo, come ho detto, sono passati più di 10 anni. Non mi ricordo se Mia in questo momento dovrebbe avere dei dialoghi. In teoria no, perché tu fai prima questa zona, poi vai verso il coso di Mercurio e poi torni indietro. Bene, alla fine abbiamo un accordo su qualcosa. Perché ti preoccupi, mio signore? Sembrano piuttosto decisi. Dicono di essere guerrieri, ma non sono che bambinetti. Invero, sono tempi disperati, ma non posso mandare allo sbaraglio questi bambinetti. Ah, fantastico.
E allora, che ne sarà della foresta di Kolyma? Dobbiamo continuare a sperare negli altri eroi. Ma, e noi? Mi spiace, non ve lo posso affidare questo compito. Esatto, mandarvi verso la sicura rovina. E se noi dicessimo che vogliamo andare comunque ad est? Potrete andare quando tutto sarà sistemato. Questo significa che non ci permetterei di andare. Esatto, ragazzino, è per il tuo bene, è per il vostro. Non voglio più parlarne, capito? Spiacente, ma dovete andarvene ora. Va bene. Sarò anche disperato, ma ho bisogno di gente seria. Non posso affidare questo compito ai bambini. Jacob, mi dispiace molto per come siete stati respinti. Mai e poi mai mi sarei aspettato che accadesse una cosa simile a Bilibin. Mi prometti che non andrete a Kolyma? Certo, bene. Per la palizzata potreste non aver bisogno della chiave. Ops, non avrei dovuto dirvelo. Bene, ora devo andare. Parentesi, io sono venuto qua per motivo di storia. Ma questa informazione noi già, o meglio, io già la sapevo, nel senso... Ah, aspetta un attimo, l'altra volta non ho fatto una cosa. Dicevo, già la sapevo, ma volevo comunque mostrarvi il signore di questo palazzo. Allora, la signora che cosa pensa? Se la causa di tutto ciò è accaduto all'albero sacro, non ci resta che abbatterlo. Wow, sei proprio stronza. Dunque, allora. Riposiamo prima alla locanda, perché mi sono allenato ancora un pochino. Andiamo verso la prima citata palizzata. Palizzata che, ovviamente, si trova qui a est. Ci sono due cose. La prima, ovviamente, possiamo venire qui in questa zona senza, come ho detto prima, parlare col signore del palazzo. Cosa che effettivamente non credo di aver mai fatto. Nel senso, sono sempre andato da lui, gli ho detto, guarda, io voglio andare, lui mi dice no. E noi andiamo lo stesso. E infatti... Ecco qua. Ma guarda un po', c'è un albero lì. Se qualcuno non la riporta, arriva, verrà inghiottita dalla corrente. Sai che non credo di poterci arrivare? O forse sì, aspetta. Ecco qua. Una buona azione. Grazie, stavo per essere travolta dalla corrente. Di nulla. Dall'aspetto si direbbe che è tutto a posto. E... cosa che ho scoperto dopo più di 10 anni dall'ultima giocata. Vedete questa zona qui di alberi? Non c'è nulla di speciale, se non che schiacciando A esattamente in questo punto ci sono dei cazzo di tartastivali. Non ci sono altri oggetti in giro per la mappa, solo qui, solo quegli stivali. E sapete come l'ho scoperto? L'ho scoperto guardando una speedrun l'altro giorno. Ho detto, vediamo quanto tempo ci vuole per una speedrun. Ne ho cercata una, any percent, 42 minuti. E ho scoperto che esisteva questo equipaggiamento. Vediamo sti stivali come sono. Meno velocità, ma più difesa. A noi ci cambiano poco. A parte l'agilità che... A Garrett è un bel boost, Garrett è già lento di per sé. A lui sono 10 punti in più e a lei altri 10 punti. Certo, Garrett è lento, però se almeno possiamo renderlo un po' più difensivo, accetto questa lentezza. È vero anche che in teoria non dovrebbe essere il guerriero a essere l'ultimo che attacca. Vero anche quello. Gli ultimi che dovrebbero attaccare dovrebbero essere tipo i maghi, che così possono curare. È anche vero però d'altro canto che se il mago va per primo può curare per primo. Vero anche quello. Di qua, se non ricordo male, noi possiamo, esatto, proseguire per il gioco. Ovviamente noi siamo delle brave persone. Finiamo di vedere che cosa c'è. Facciamo la nostra missione prima. Dunque, vediamo gli alberi. Oh, ma guarda, è una città questa. Era una città. Che pace. Esatto. Che succede, Ivan? Quest'albero era una persona. Grazie al cazzo non ce lo metti, Ivan. A Kolyma sono stati tutti trasformati in alberi. Ma è orribile. Tutti questi alberi vestiti sono davvero gli abitanti di Kolyma.
Perché? Sai perché è accaduto tutto questo? Capisco, è perché hanno offeso l'albero sacro. C'è qualcosa di strano qui. Che succede, Ivan? Cosa sono quelle scintille sul terreno? Che diavolo succede? Non lo so, però mi preoccupano. Ecco, appunto. Ah, che succede? La mia mente. Qualcuno sta attaccando la mia... non posso neppure stare in piedi. Tacchete. Interazioni con Mia sono incredibili, non me ne ricordavo neanche una, infatti penso di non averlo mai fatto effettivamente. Ma che succede? Sta cadendo qualcosa dal cielo! Luccica, sarà questo che ha trasformato le persone in... Dobbiamo assolutamente andare via di qui! Non posso muovermi! Oh no, se ci tocca ci trasforma in alberi! Whip! È Rugiada. Per fortuna abbiamo degli scudi magici. Credo più forse che Rugiada sia Polline, forse, sai? Che cacchio è successo? Che c'è successo? Quella barriera ci ha salvati. Già. Lo penso anch'io, Jaco. Credo di sapere cosa fosse quelle campane. Sai cos'erano quei campi magnetici? Era la nostra psicoenergia! Ma sei pazzo! Io non ho usato la psicoenergia! E neanche voi! Ehi, posso alzarmi? Posso muovermi di nuovo? Oh, che bello! Hai ragione, anch'io posso alzarmi! Ivan, va tutto bene. Dai, alzati. Quanto tempo per alzarti, però. Quelle barriere... Pensavamo che la psicoenergia si potesse usare soltanto concentrandosi, giusto? Sì. Allenandomi dovevo concentrarmi così tanto che credevo che mi scoppiasse la testa. Beh, forse per te è più facile, ma quando uso la psicoenergia... Ma cosa? L'unico modo per usare la psicoenergia è concentrarsi. Comunque sia, sono certo che la forza che stavamo proiettando fosse la psicoenergia. Beh, altre risposte non ne abbiamo, quindi. Questo significa che una parte della psicoenergia agisce da sola quando è necessario. Cioè, quando siamo in pericolo. Molto probabile. Deve essere come quando sferiamo dei brutti colpi in battaglia. Non puoi controllarli, ma agiscono proprio nel momento giusto. Sono d'accordo con Garrett. Per me è possibile. Non sarebbe stupendo se potessimo sempre usare questo potere, Jaco? Sì. Ehi, cerchiamo di imparare ad usare bene questo potere. Oh cacchio, di nuovo! Attenzione, sta cadendo di nuovo! Barriera! Cliccate! E intanto l'albero. Come cazzo è possibile? Ehi, perché? Perché non si trasformano in alberi? Ma chi sono? Come può questa gente essere immune alla maledizione di Threat? Sono venuti per salvare il villaggio con i loro poteri? Ma nulla potrà salvare la gente di Kolyma. Si sono meritati questa fine. Kolyma ha alzato le proprie asce contro di me. Ora assaggeranno la mia scure. Forse voi non ve ne rendete conto, ma stiamo morendo. Quando non ci saremo più, la foresta di Kolyma morirà. Non saremo i soli a morire, Laurel. Quando non ci saremo più, moriranno anche loro. Un tempo Threat era un felice re della foresta. Ma sta morendo pian piano e il suo cuore si è spezzato in due. Una parte crudele del suo animo ha trasformato in alberi la gente di Kolyma. Il Threat buono non parla più. Ah, il buon cuore invita alla distruzione, non ha alcuna benevolenza. Per salvare coloro che Threat ha trasformato in alberi, dovrete risvegliare la sua parte buona. Ma se non riuscirete a salvare Threat e noi tutti...
Andate a cercare Trete nel cuore della foresta. Non servirà a nulla, Laurel. Non ci si può fidare degli umani. Morirò presto e mi porterò dietro questa foresta. Geco, non c'è nulla che possiamo fare. Certo che c'è. Che si può fare? Hai un'idea? Abbiamo dell'acqua magica. Pare che Geco abbia in mente qualcosa. Ci affidiamo a te, Geco. Dobbiamo salvarli tutti. Ed è tutto merito di Mia, questa situazione. Oh, ma guarda, dei piccoli alberelli. Tra l'altro, non credo di poter entrare, però... Esatto. Quanto mi ci è voluto per scoprire quell'entrata segreta da bambino. E il controller continua a staccarsi oggi. Non credo che nelle casse ovviamente ci sia nulla, però... Sempre per amor di causa, uno controlla. Allora, vediamo se già posso passare di qua. Perché non è neanche detto. Perfetto, non c'è nulla che mi impedisce il passaggio. Ottimo, ottimo, ottimo. Questo è un bonus per noi. Facciamo un salvataggio che, come al solito, io non so mai se purtroppo ci attaccano o meno. Però non credo, è qua in mezzo al villaggio, quindi... Forse solo quelli di Venere non ci attaccano, ma potrei dire una cazzata. Potrei dire una cazzata. Plic! Digin granito si unisce a Garret. Perfetto. Allora, proviamo a piazzarlo. Garret diventerebbe esattamente come noi, ma prenderebbe persecuzione. Si abbasserebbero i suoi PP, la sua agilità aumenterebbe. Beh, quello sarebbe un bel bonus effettivamente. Però perderebbe tutte le abilità di tipo fuoco. Allora, piazziamolo un attimo. Voglio vedere chi altro guadagna che cosa. Ivan diventerebbe un indovino e guadagnerebbe saetta, mega saetta, crescita, super rimedio. Beh, diventerebbe anche lui un curatore. Mentre se lo diamo a Mia, perderebbe un sacco di statistiche e diventerebbe anche lei indovina con bolle, bolle nube, ipercrescita e super rimedio e tutte le altre cose. Se invece diamo fuoco a Ivan, suona malissimo, ma se diamo fuoco a Ivan, squarcio e mega squarcio e plasma. Però noi diventeremo effettivamente a tutti gli effetti dei cavalieri che usano solo le abilità di tipo terra. Beh, Ivan ci guadagnerebbe dal prendere forgia. Noi perderemo solo 3 di attacco. Ok, per il momento io la lascerei così, ti dirò. Speriamo che ne valga la pena per il momento. Vediamo Mega Squarcio come va. 48. Non male, dai. Si può usare. Scoperto cosa sta succedendo a Colima, è il momento di andare qui, nella foresta di Colima. Se noi fossimo venuti qua prima di andare appunto a Colima, ci sarebbe stata la stessa scena, ovvero con le barriere, ma... Non nella città, solo qui nella foresta. Allora, dobbiamo salire fino in cima. E ovviamente appaiono nemici. Per fortuna noi siamo ormai belli che pronti. Non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Purtroppo questi tipi di puzzle devi sempre fare avanti e indietro tra più zone. Esatto. Qua c'è il passaggio. Di qua c'era qualcos'altro? Sembrerebbe di no. Proseguiamo. Neanche la frase ho finito. Dicevo, proseguiamo. Tac. Poi. In realtà credo che questo non ci servisse spostarlo. Esatto. Posso andare a prendere questa noce. Non che ci serva, però. Fa sempre comodo averle. Vediamo. Ecco, infatti stiamo proseguendo. È solo che non voglio avanzare troppo senza stare attento a cosa c'è in giro, perché ci può essere sempre qualche forziere che magari lasciamo indietro, no? O anche solo una noce, per carità. È una noce, però sti cazzi, perché lasciarla indietro, no? Ah, ma guarda, il ponticello è distrutto, di qua il legno ci blocca il passaggio e qua c'è una discesa. Dunque, dove dobbiamo proseguire? Io inizierei con questo, poi di qua, tac, questo lo rispostiamo in basso così abbiamo il passaggio, questo lo spostiamo in alto e fatto ciò possiamo spingere questo qui in acqua. E ora possiamo passare.
Questi sono indovinelli facilissimi, eh. Sono quelli che apprezzo. Non ti fanno perdere troppo tempo. Anche se ci stai un attimo di più, comunque non ti senti stupido se non riesci a farli. E qui c'è una piccola cosa. Qua, come potete vedere, c'è un forziere. Questo forziere, ovviamente, noi dovremmo fare tutto il passaggio per spostare il legno per arrivare lì e per poi saltare. In teoria, se noi ci incastriamo bene... Esatto! Dovremmo riuscire ad aprirlo senza dover spostare nulla. Che soddisfazione, mamma mia. Che bellezze queste cose. Allora, il mantello darebbe resistenza all'acqua. Che ovviamente sarebbe perfetto per Garrett, ma... Non dà nessun beneficio a nessun altro, quindi è perfetto per Garrett. Ottimo. Che tra l'altro Garrett aveva l'armatura ancora quella base, mentre a Geco avevamo dato la corazza psi. Quindi sono tutti contenti ora. Dunque, dobbiamo abbassare l'acqua. Certo, così veloce ovviamente. Noi dobbiamo ovviamente arrivare da quella parte. Questo è uno shortcut. Noi possiamo fare in questo modo. Dobbiamo spostare questo albero, questo qui che è alla fine, vicino a quel tronco. Da quel tronco noi dovremmo riuscire a salire. E credo che non ci sia nient'altro da fare, giusto? Cioè, nel senso, questo l'abbiamo già preso, quindi siamo a posto. Speedrun. Ecco qua, rialziamo il livello dell'acqua, ovviamente istantaneamente, ma quella è magia. E ora... Tac, tac e tac, a posto. Apriamoci lo shortcut che non si sa mai.